Buon pomeriggio Leandro, come diciamo sempre qui insomma esordisce un po' quello che è stato presentato qui, ma insomma un po' il tuo esordio, benvenuto qui anche in conferenza con noi giornalisti che seguono il Foggia e arrivi in un bel momento, insomma un momento in cui siete reduci da 4 vittorie di fila e ti chiedo se per la tua esperienza è, come posso dire, facile gestire o non è facile gestire momenti come questi dal punto di vista psicologico, soprattutto in rapporto al fatto che voi comunque avete un obiettivo che è quello della salvezza, raggiungere i famosi 50 punti. Buonasera a tutti, e sì, è un momento molto bello per noi perché, come hai detto tu, veniamo da risultati molto positivi, ma al di là del risultato anche da prestazioni importanti. L'obiettivo è quello di migliorarci, è difficile gestire questi momenti, ma una squadra poi, se deve raggiungere un obiettivo come il nostro, deve saperli gestire e deve saper rimanere con i piedi per terra, perché comunque la strada è ancora lunga. Quindi per noi è fondamentale dare continuità, ripeto, non solo per quello che riguarda il risultato, che è poi quello determinante, ma soprattutto per quello che riguarda le prestazioni. E credo che da quando io, da quando sono arrivato, da anche quella col Pescara, sono state tutte prestazioni importanti. Tu hai una grande esperienza, hai giocato ovviamente come centrocampista, sono un po' nolerando, no? Hai giocato in tanti ruoli. Questo che però ti ha ritagliato, diciamo così, Stroppa sembra davvero il tuo naturale, cioè tu ti senti realmente un regista, o comunque questo è il ruolo dove tu pensi di poter rendere al meglio? Io ho sempre fatto la mezzala. In qualche occasione in emergenza ho fatto il regista in tante squadre. Diciamo che quando sono arrivato qui era il ruolo dove potevo, per una condizione anche fisica, stare, diciamo, meglio, riprendere la condizione. Sono contento di come lo sto facendo, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da migliorare, perché tante cose sono nuove per me, però mi sto mettendo a disposizione del mister e della squadra e spero di poter dare ancora di più il contributo che necessita questa squadra. Questa è l'ultima per me. Ti voglio chiedere, tu sei arrivato dopo 2 anni particolari, insomma, perché tu sei andato a Verona e lì sei finito fuori lista, poi hai giocato qualche diciamo partita, 7-8 mi pare, a Bari, e poi anche a Bari all'inizio della nuova stagione sei tornato fuori lista. Ecco, come sei arrivato al Foggia, nel senso, con rabbia, il fatto di voler dimostrare che a 32 anni Leandro Greco è ancora un giocatore che può essere a certi livelli, oppure diciamo per te è stata una scelta tranquilla? Cos'è che volevi dimostrare arrivando qui a Foggia, se c'è ancora qualcosa che volevi dimostrare? Grazie. Mi toccava un tasto un po' particolare per me, perché io vengo da 2 anni difficili, non tutto è stato colpa mia, qualcosa ho sbagliato anch'io. Sono molto onesto anche nel dirvi che l'anno scorso c'è stato un periodo dove, se non fosse stato per la mia famiglia, per mio papà, per mia moglie, stavo pensando anche di smettere. Però poi io sono un orgoglioso e, ragionando, non volevo finire per colpa di altri, volevo comunque dimostrare a me stesso che si può ripartire anche nei momenti difficili, anzi credo che poi la crescita mentale e anche personale come uomo di una persona passano attraverso a questi momenti qui. E quindi quando si è presentata questa occasione di Foggia, io l'ho presa proprio con questo spirito, voler dimostrare a me stesso che
al di là di quello che sono poi le coincidenze, le persone che incontri, che ti possono indirizzare da una parte piuttosto che da un'altra, voglio dimostrare che ci sono ancora e che voglio io decidere quello che è il mio futuro. Buonasera, volevo chiederti come ti senti fisicamente, se comunque dopo i 6 mesi quasi in attività, comunque non hai giocato partite ufficiali, dovessi darci una percentuale, a che punto è Leandro Greco in questo momento? Non so dartela perché io sono arrivato qui pensando di stare bene, poi ho cominciato a lavorare e non stavo bene assolutamente, quindi passo dei momenti in cui mi sembra di star meglio, dei momenti in cui torno indietro, però credo che la continuità nel giocare, nel andare sopra alla fatica mi aiuta. Non so darti una percentuale, ma sicuramente sto meglio rispetto a quando sono arrivato. L'ambientamento invece con il gruppo e con la piazza, come sta andando? Come sei stato accolto dal gruppo? Come ti stai trovando con i tuoi compagni? Grazie. Non è retorica quello che ti dirò adesso, ma proprio in funzione di quello che ti ho detto prima, di quello che comunque ho passato, devo dire un grazie veramente a tutti, dai ragazzi al mister, al suo staff, al direttore, perché al di là che poi uno gioca o non gioca, ho sentito grande affetto nei miei confronti, qualcosa che non so neanche spiegare perché è venuta così in maniera molto naturale e inaspettata. Mi sento già molto legato a loro proprio in funzione per quello che mi stanno dando e per quello che ho passato, quindi di meglio non potevo sperare da parte di tutti, anche dell'ambiente. Sei arrivato a Foggia, ti aspettavi la fiducia del mister dal primo minuto della prima partita? Non avevo grosse aspettative, nel senso il mio unico obiettivo era quello di venire, mettermi a disposizione, lavorare e poi non sapevo come aveva in mente di gestirmi il mister. Il mister mi ha dato subito grande fiducia e lo ringrazio per questo, perché non tutti gli allenatori hanno questa predisposizione ai giocatori che comunque vengono da un periodo difficile. Non me l'aspettavo, ma ci speravo perché poi alla fine quello che conta è avere continuità nel gioco, nella partita, nella settimana. E per il momento sono contento così e spero di continuare ad avere questa continuità. Ciao, che effetto ti fa a un mese circa dalla conferenza stampa nella quale ti sei presentato e nella quale hai ripetuto più volte che avevi voglia di rilanciarti, vedere che a Bari c'è qualcuno che ti rimpiange per quella che è la tua valenza tattica che stai dimostrando partita dopo partita qua a Foggia? Grazie. Cioè, ti ripeto, sono venuto qui con la grande voglia e motivazione che credo che sia la base di ogni atleta, di rimettermi in discussione. Non sono uno che si guarda indietro, sia per quello che ho fatto, che è la mia carriera, ma sia anche nelle cose negative, delle persone che poi hanno trasformato, tra virgolette, la mia carriera in questi 2 anni in senso negativo. Quindi non so se mi rimpiango a Bari, neanche mi interessa, ma non per niente, perché sono abituato a guardare avanti, a guardare la partita di sabato, e dopo sabato a guardare quella di martedì. E quando sono venuto qui, ti ripeto, era la mia più grande voglia e convinzione quella di rimettermi in discussione come persona. Poi il calciatore, le prestazioni, l'aspetto fisico. Quella era un'incognita, no? Perché può anche essere che arrivi in un posto e non stai bene fisicamente, non ce la fai, no? Però non volevo lasciare nulla di intentato. Questo è un po' il senso di tutto. Ciao, buonasera. Sei
Senti, sei in una squadra tra quelle che giocano meglio a calcio in questo campionato, con questo fraseggio insistito e poi finché con i tempi giusti c'è la ricerca poi di accelerazioni, tagli, verticalizzazioni per attaccare la porta. Il play è il fulcro del gioco in una squadra. Tu come stai, cosa ti viene chiesto tecnicamente, tatticamente, e come stai cercando di interpretare al meglio questo ruolo? Il mio ruolo è quello di comunque di essere un po' il raccordo da quello che è la prima fase di impostazione dei difensori con quella poi offensiva, quindi di dare un po' di equilibrio a entrambi le fasi. Ovviamente per caratteristiche e anche per condizione fisica mi riesce magari meglio la fase di impostazione, anche se lì c'è ancora tanto da migliorare vedendo le immagini e rivedendomi. Ci sono ancora tanti ampi margini di miglioramento, quindi un po' questo mi chiede il mister, di dare il giusto equilibrio sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ti aspettavi che potessero arrivare così in fretta 4 vittorie consecutive? Dove vanno individuate le ragioni di questa sterzata secondo te? Nel lavoro. Il lavoro quotidiano, quello che fai, che produci settimanalmente, giornalmente, da come vivi lo spogliatoio. Credo che questo gruppo sta facendo grandi passi in avanti sotto questo aspetto qui. Parlo da gennaio, quando sono arrivato, perché prima non so, però io vedo come si vive lo spogliatoio. Non è solo una questione di campo, è una questione di come si sta, di chi viene a fare prevenzione un'ora prima al campo, l'alimentazione, il modo di comunicare fra di noi. Credo che questa sia la base per poi costruire quello che è un discorso di obiettivo nell'immediato per la salvezza e poi magari nella società altri obiettivi. Ecco, che momento è per il campionato di Serie B generale e per il Foggia? Come il Foggia dopo queste 4 vittorie deve approcciarsi ai prossimi impegni? C'è un grande allenatore che amo tantissimo, che è Bielsa, no? Che dice su un concetto, sulla vittoria, che è deformante perché ti rende bello, diventa la giocata fino a se stessa, no? Invece l'insuccesso ti rende più stabile. Questo è un concetto che a me piace molto. Noi lavoriamo ovviamente per vincere, lavoriamo per fare risultato, ma faremmo un grandissimo errore se pensassimo che abbiamo risolto tutti i problemi, se pensassimo che siamo la squadra più forte della Serie B, la squadra da battere. Credo che noi abbiamo grande potenzialità, ma solo se rimarremo umili e con la voglia di lavorare che abbiamo avuto in questi mesi, questo mese e mezzo da quando io sto qui, potremmo toglierci delle soddisfazioni che, ripeto, è la salvezza il prima possibile. Per chiudere, per quanto mi riguarda, un accenno alla partita di sabato che ormai sta arrivando, insomma, questo Brescia che è un'altra squadra che lotta per la permanenza ed è in serie utile da 3 giornate. Conosci qualcuno? Che partita è secondo te? Sarà una partita complicata perché loro comunque sono una squadra, una buona squadra secondo me, hanno dei giocatori che hanno qualità. Io ho giocato per dirne uno con Furlan a Bari, un giocatore che comunque ha buona gamba, tecnica, tiro, quindi hanno dei giocatori davanti, hanno Caracciolo, quindi sarà una partita complicata anche in funzione di quello che è un po' il nostro percorso. Se io fossi un giocatore di un'altra squadra e devo venire a Foggia, sarei preoccupato. E di solito quando sei preoccupato tiri fuori sempre prestazioni importanti. E quindi per noi sarà molto difficile perché troveremo una squadra che magari è preoccupata ma allo stesso tempo ha voglia di fare bene. Buonasera, hai detto una frase molto, molto forte prima, no? Che l'anno scorso avevi anche pensato per un momento di smettere, ti sei preoccupato la famiglia. Evidentemente in quel periodo era difficile vedere il futuro per te nel mondo del calcio, almeno nella tua visione personale. Ti chiedo se adesso, dopo questo mese o poco
più appoggia, pensi al tuo futuro, perché alla fine sei in prestito secco, se non sbaglio, dal Bari. Pensi che possa essere una svolta, possa esserci stata la svolta adesso di nuovo per la tua carriera? Sì, sicuramente se non avessi cambiato idea su quel discorso lì non sarei mai venuto, ma per una questione di rispetto prima di tutto per me stesso e poi per il direttore, per la piazza, ma sarebbe stato lo stesso discorso anche a Bari, avrei fatto un discorso diverso con Sogliano, che è una persona con cui ho avuto un buon rapporto. E, non sto pensando al futuro, no, perché non ci penso, perché magari ho fatto delle valutazioni di questo mese, ma proprio perché non voglio portarmi più in là di quello che realmente a me serve in questo momento. A me in questo momento serve rimanere molto focalizzato nel presente, sul quotidiano, su quello di cui ho bisogno per arrivare bene, meglio possibile il sabato, e pensare troppo in là è un dispendio di energie che in questo momento non ho voglia di pensarci più del dovuto, ecco. Senti, vissuto il calcio trasversalmente, almeno quello italiano, dalla Champions con la Roma, adesso la Serie B col Foggia, nella lotta per uscire dalla zona salvezza e retrocessione. Come valuti una piazza come Foggia all'interno del panorama italiano? La conosci da poco, però qual è il tuo giudizio? Come la stai percependo da calciatore? Rispetto a... alle altre piazze, a quello che hai vissuto. Sicuramente è una piazza molto calda. Percepisco di più che si vive veramente di calcio rispetto ad altre piazze, che poi ho avuto la fortuna di fare piazze comunque calde. C'è voglia di calcio, di bel calcio, ma di calcio di alto livello, quindi la voglia di ritornare in Serie B, di magari porsi degli obiettivi diversi. Però credo che il grande passo che secondo me può fare questo ambiente è quello di crescere piano piano, nel senso di mettere veramente le basi per poi costruire un futuro che sia corretto e degno per un pubblico come questo di Foggia. Per questo noi parliamo di salvezza, 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 perché pensare ad altro è solamente in questo momento dannoso. Quindi rimanere sempre coerenti, no? E piantati sono le basi poi per poter costruire qualcosa di più importante. Buonasera, D'Ambro. Qual è l'aria che si respirava appena si è arrivato a Foggia nello spogliatoio? Qual è la differenza con quella che alla fine si respira ora dopo un bel ciclo di 4 vittorie consecutive? Ti dirò che non vedo dei... cioè io sono arrivato, non ho trovato un'aria pesante, un'aria dove, sai, vieni da un periodo negativo, non l'ho avvertita. E adesso c'è un'area positiva, ma credo che siamo cresciuti su un discorso di responsabilità, no? Tutti quanti, anche chi ha giocato meno, però è subentrato, è entrato benissimo, vuol dire che c'è un senso di appartenenza e di sentirsi responsabili, che non è una cosa facile da trovare dentro un gruppo. E noi questo dobbiamo essere bravi a coltivarlo, alimentarlo, perché è quello che poi ti sostiene poi quando arriveranno, spero di no, ma arriveranno dei momenti difficili. Su queste cose noi ci dobbiamo aggrappare. Hai parlato di salvezza, che è quello che è l'obiettivo poi stagionale, però dall'alto della tua esperienza sai bene che l'appetito viene mangiando, quindi battere il Brescia, magari passare dall'altra parte della classifica, potrebbe poi significare qualcosa all'interno dello spogliatoio, a livello di umore e naturalmente anche di forza del gruppo. Sì, c'era un concetto prima, Collino, parlavamo qui, che mi è piaciuto, che mi ha detto, no? Il fatto di voler aggrappare quello che è davanti a noi, no? Guardarla in maniera positiva, questo deve essere il nostro obiettivo, no?
che abbiamo sopra, andarlo a prendere, ti porta a migliorarti, a avere sempre fame, però rimanendo stabili e concreti, sapendo che poi alla fine bisogna arrivare a questi 50 punti il prima possibile, così veramente potremmo pensare a qualcosa di diverso se c'è la possibilità. Però il concetto di andare a prendere chi sta sopra di noi è un concetto che mi piace. Ritorno al tuo ruolo, hai detto che sei stato soprattutto mezzala, però ritengo che sia arrivato a Foggia perché il mister e il direttore abbiano avuto fin dall'inizio l'idea che tu dovessi svolgere quel ruolo. Non so se ti è stato riferito quando hanno cercato un accordo con te per portarti qui a Foggia. Sì, il direttore era stato chiaro fin dall'inizio che mi avrebbe preso per fare quel ruolo, ma io nella mia carriera sono stato disponibile sempre ho fatto veramente dal centrocampo in su tutto, esterno, mezzala, trequartista, davanti a difesa, e a maggior ragione in questa fase della mia carriera non mi interessava molto il ruolo, interessava il posto, dove andare, quanta voglia avessi io di mettermi in gioco, quindi il ruolo era secondario. Adesso ti aspettano due cose, una positiva e un'altra negativa. La positiva è che la forma crescerà sempre di più, l'intesa crescerà sempre di più, quella negativa è che gli avversari cominciano a capire che il fulcro del gioco sei tu e cominciano ad ingabbiarti, insomma. Beh, per come giochiamo noi, se sono marcato io sicuramente qualcuno è libero, quindi l'importante è... Ho visto che la responsabilità di tenere palla e di uscire tra due o tre giocatori, insomma, te la prendi tranquillamente anche grazie alla tua tecnica e alla tua esperienza. Sì, no, sono le mie caratteristiche, però credo che abbiamo un'identità molto spiccata, delle conoscenze importanti da comunque non avere problemi se dovessi avere un uomo addosso tutta la partita, perché credo che abbiamo, ti ripeto, conoscenze per sviluppare comunque un buonissimo gioco, anche se io sono limitato magari in queste partite.